Cari figlioli, salve! Sono curioso di vedere un pochettino che cosa ci può tirare fuori la nostra armetta eridiana, questo cannone eridiano. Perché nei vari aggiornamenti hanno inserito la possibilità di, switchando il tastino, di poter sparare fuori delle leggendarie, cosa che prima non si poteva fare. Il costo però è decisamente più alto, richiederà, mi sembra, 250 di Iridium. Io adesso farò un po' di prove e faccio il giochino del salvataggio dei file, quindi mi sono fatto il backup dei file. Mi dropperò tutte le leggendarie con cui potrò droppare con questi 10.452 pezzi di Iridium. Se ci sono delle leggendarie che mi piacciono, me le metto in cassaforte e poi mi ricarico il profilo appena salvato. In questo modo avrò da parte le leggendarie che mi sono scelto e di nuovo i 10.452 pezzi di Iridium. Vediamo un pochettino. Spari? Ah, ci impiega tanto. Sono anche curioso di capire se mi droppa qualcosa dei DLC o se solamente. Ho addirittura due. Ma non è che funzionano pure le mod doppio colpo? Aspetta. Se così doppio colpo, magari mi metto una mod diversa. Aspetta, non lo so. Tipo questa mi dà più 2, questa mi dà più 3. Vai, andiamo con questa. Non me la mette, che palle. Eccola qua. Ok, sto giro me l'ha messa, vero? Yes, vediamo un pochettino se me ne spara 2, 3 alla volta. Non sarebbe affatto male. Questo che cos'è? Solo armette. Ah, aspetta, mi ha messo anche una blu. No, schifo, la blu, chi la vuole? Ormai sono tutto leggendario, color oro. Non ce ne frega una mazza. No, questa non mi piace. Sì, 2,50 ci costa, eh. Cos'è, un Liuda? No, è sempre lo stesso, sì. Cioè, due per volta, tre addirittura. Questo qua non sarebbero né quelli viola, non sono affatto male. Tante volte sono migliori di quelli leggendari. Wow, tre leggendarie. Una sola, tirchiazzi. Una, questa. Questa spara al mondo, il Flak. Piccolo androide nato senza anima. Questo invece che cos'è? No, questo a me non mi è mai piaciuto. Questo nemmeno. Cioè, mi sta tirando continuazione questa, non la voglio la woodblocker. Non mi piace. Devo essere sincero, mi manca un buon fucile da cecchino, non so più che cosa usare. Ma trovo che siano decisamente scarsetti, perché io ricordo molto bene dei fucili viola, in particolar modo viola, che raggiungevano già questi danni con tanto di danno arma in più al livello 50. Adesso a livello 60 mi aspettavo qualcosa di molto più interessante. Mamma mia che figata. Cioè, quasi non c'è gusto. No, mo, cos'è? Mi ha cacato fuori sta robina qua. Quasi non c'è gusto così, eh. Però vedo che sono tutte armi standard, eh. Temo che quelle del DLC non ce le spara fuori. O a meno che non bisogna andare in un DLC. Questo non ci ho pensato, eh. Mi butto un'occhiata un pochettino. Ah, questo qua, guardate, è un blu unico, ma dai. Morto stecchito, non mi ricordo questo dove è uscito fuori. Però 14.000 non è affatto male. Danno aumentato del 175% contro i robot. Sì, questo qui è del DLC di Moxie. Quindi ti tira fuori anche quello del DLC. Buono. Qua già me ne ha tirato fuori un secondo. Bene. Mentre l'abilità d'azione è attiva, il danno arma aumenta del 200%. Pensate che cosa può fare mentre siamo in sparizione. E quindi ce lo prendiamo. Questo ci veniva dato, non mi ricordo a che punto della missione, però c'era già a livello 16, se non sbaglio, ed è un'ottima armetta. Questo, il The Lab, non è affatto male, 38.000, però non è dei più potenti, ma forse elementale sì, 38.000. Buono, buono. Però mi sembra davvero molto strano che non ci siano altre leggendarie di DLC. Mi fa molto strano, praticamente, no, neanche così. No. Non è del DLC nemmeno questo. Te che vuoi? Via. Oh, un Infinity. Basta, via. Cioè, sono pieno di bestie qua. Oh, leggendarie nemmeno una degli altri DLC. Quindi la cosa mi sembra molto, molto strana. Finito, abbiamo finito. Guardate che marea di leggendari. Mamma mia, che spettacolo. Quindi adesso andiamo in cassaforte e ci mettiamo le due che ho preso, che una. Oddio, adesso non me le ricordo più.
Questa sicuramente, poi questa avevo preso. Guardate quella che c'avevo prima, sì, decisamente meglio, la posso buttare via. Mamma mia, questa qua è devastante. E mi sembra basta, ne avevo prese solamente due, sì. Bene, ho ricaricato il profilo, adesso facciamo una prova. Andiamo in un DLC e ci spariamo fuori un po' di leggendari, vediamo un pochettino se ci escono leggendari di questo DLC. Allora, vediamo un pochettino. No, no, no. Liuda. Bene, mi sono sparato di nuovo tutte le redeem che avevo. Guardate, tante belle leggendarie, però no, niente del DLC. Quindi ci dobbiamo accontentare delle leggendarie che abbiamo nella storia, però comunque sia, è sempre un grande piacere.